Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi giro un video relativo alla, diciamo, alla rubrica, alla nuova rubrica che ho creato su YouTube, cioè la rubrica dello scrittore, nella quale ho intenzione di parlarvi di tutto ciò che riguarda la scrittura, la pubblicazione, la stesura di un libro, riferendomi ovviamente al fatto che ho pubblicato un libro, come sapete, ormai lo dovreste sapere tutti perché io glielo dico, e mi piacerebbe riportare in questi video la mia esperienza, le mie opinioni e magari darvi dei consigli, soprattutto chiaramente a chi ama scrivere e vorrebbe un giorno pubblicare il proprio libro. Trovate già nella playlist quindi alcuni video relativi a questo libro in particolare, quindi lo spacchettamento quando mi è arrivato dalla casa editrice, la presentazione, rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sul libro, insomma trovate già qualche video che spero possa, insomma, interessarvi. Ma oggi parliamo di un'altra cosa. Ho raccolto un po' di vostre curiosità e quindi anzi vi chiedo sempre di lasciarmi le vostre curiosità su questo mondo, il mondo della scrittura, qui sotto, perché io me le sto tutte appuntando in modo da creare dei brevi video per ogni argomento che vi interessa. Direi che sicuramente il più gettonato di tutti è quello del quale parlo adesso, ovvero come si crea effettivamente un romanzo, come si mette insieme, come è che si realizza un progetto del genere. Perché molti lo vogliono sapere? Credo di capirlo abbastanza bene, ovvero il scrivere un romanzo richiede diverso tempo, nel senso che non basta un pomeriggio, non basta un'idea geniale, mettersi 2 ore al computer per buttare giù un romanzo. Ecco, per scrivere un romanzo ci vuole del tempo e molto spesso ci vogliono mesi, se non anni addirittura. Quindi capisco che la curiosità sia proprio nel fatto di come sia possibile riuscire a portare avanti un progetto del genere che si crea in un tempo così lungo, perché ovvio siamo nel mondo del veloce, del rapido, dell'immediato. E non è sempre semplice riuscire ad avere la costanza per andare avanti in un progetto del genere. Bene, io sono qui ovviamente per condividere la mia esperienza, darvi qualche consiglio, però se tra di voi ci sono altri scrittori che hanno qualche avvertimento, qualche, non so, qualche consiglio da darci, ovviamente lasciate tutto sotto. Direi quindi di partire dall'idea che sta alla base del romanzo, come si riesce ad avere quest'idea sulla quale poi costruiamo il nostro lavoro. In questo caso, per quanto mi riguarda, non credo sia possibile avere un'idea a tavolino. Cosa voglio dire? Voglio dire, non è possibile mettersi un giorno alla scrivania e dire ok, adesso devo avere l'idea geniale per creare un romanzo. Nel mio caso non è mai stato così, perché appunto non riesco a... non riuscirei mai a trovare l'idea giusta, perché se mi sforzassi di trovarla è proprio in questa maniera che l'idea si allontanerebbe da me. Quindi non mi sono mai dovuta impegnare per trovare quello che era il nucleo del mio romanzo. Che cosa intendo con questo? Intendo che io, amando la scrittura, evidentemente c'è stata un'idea che aveva voglia di essere sviluppata da me. Ecco, quindi un giorno mi è venuta l'idea della creazione di questo romanzo, che poi sta alla base del romanzo che ho scritto, ma che poi ovviamente non è tutti particolari, è solo il nucleo, il fulcro del romanzo. È un'idea che mi è venuta spontaneamente, che è stata lei a cercare me, lo dico sempre. Ovviamente questa non basta, poi insomma bisogna lavorarci, a quel punto entra in gioco anche un po' di impegno, un po' di concentrazione e anche di lavoro duro, bisogna rimboccarsi le maniche. Una volta che abbiamo trovato quello che è appunto il nucleo del nostro progetto, allora si comincia a lavorare sul serio. Bene, a questo punto ecco come mi muovo io. Prima di tutto, io sono divisa, diciamo, ho da una parte più razionale e dall'altra una parte molto più istintiva. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel momento in cui mi sono messa a scrivere, quindi ho cominciato a sviluppare questa idea, i capitoli si susseguono uno dopo l'altro e è ovvio che non avessi già in mente tutti i particolari di tutta la vicenda ancora prima di mettermi a scriverli. Quindi parliamo della parte istintiva. La parte istintiva è quella che entra in gioco quando mi rendo conto di non avere magari un'idea su come
far andare avanti la vicenda, perché a volte può succedere. Ecco che in questi casi io mi faccio guidare dall'istinto. Ci sono delle volte in cui mi sono trovata davanti alla pagina bianca e a semplicemente lasciare che le mie mani scrivessero, battessero sulla tastiera, e da una piccola frase automaticamente mi arrivavano alla mente nuove idee, nuovi fatti, nuovi dialoghi che non pensavo mi sarebbero venuti in mente soltanto pochi minuti prima. Quindi questa è la parte più istintiva, la parte più naturale che forse ogni scrittore ha, credo, perlomeno per me è stato così. Quindi mi metto lì e vado avanti, butto giù quello che la mia mente mi propone di scrivere, e per l'appunto è lì che nascono nuove idee, nascono nuovi spunti e a volte anche delle idee per il futuro, e quindi è lì che mi appunto qualcosa che mi piacerebbe sviluppare poi nelle pagine successive. Parliamo adesso invece della parte più razionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è anche abbastanza normale che poi si ricerchi comunque di creare un buon prodotto, perché è logico, chi vuole scrivere ha voglia di pubblicare un libro, ha voglia insomma di creare qualcosa che sia godibile anche dalle persone che lo avranno in mano. Quindi per esempio ci può venire in mente, ma fino a questo punto ho presentato molto bene la situazione ai vari personaggi, ma non ho ancora trovato lo sbocco giusto per l'azione, oppure sono arrivata ad un punto in cui avrei bisogno di un colpo di scena perché in questo racconto manca, oppure ho creato due o tre personaggi molto bene, però mi manca uno sfondo di personaggi, di diciamo comparse che però sono necessarie all'interno del mio romanzo, perché se perlomeno per me, se lo volevo rendere il più veritiero possibile, dovevo assolutamente inserire altre persone all'interno della vicenda, perché nessuno di noi è solo unico e ha tre persone accanto e non ha rapporti con nessun altro. Ecco quindi che a quel punto entra la parte razionale: qui c'è bisogno di questo, allora io creo questo, qui c'è bisogno di quest'altro, io creo quest'altro. E questo ovviamente non può essere una regola che vale per tutto il romanzo, perché sennò creeremo tutti delle cose uguali, stereotipate, o a volte si potrebbe anche scorgere la finzione, l'artificiosità del prodotto. Quindi si cerca ovviamente di creare delle storie che siano sì godibili, belle da leggere e che quindi invoglino a girare pagina, però allo stesso tempo cerca di mettere anche un po' di noi stessi, di mettere la nostra passione. E ovviamente questo esula da qualsiasi regola che ci possiamo imporre per la costruzione di un romanzo. Direi quindi anche di darvi un altro piccolo consiglio, dato che appunto, come ho detto all'inizio, scrivere un romanzo richiede diverso tempo, a meno che poi insomma uno non dedichi l'intera giornata a questo, ma è raro. Scrivere un romanzo richiede del tempo, quindi qual è il trucco perché non ci dimentichiamo di quello che stiamo facendo, non perdiamo interesse per quello che stiamo facendo, e non fare in modo che una volta che ci riapprocciamo al nostro libro ci appaia, non so, quasi estraneo. Ecco, i trucchi sono due. Il primo è rileggere via via i capitoli precedenti. Questo, anche se può sembrare un po' noioso perché dopo tutto li abbiamo scritti noi, quindi li conosciamo, ci permette di rientrare all'interno della vicenda, di risentirci parte di quei personaggi che stiamo facendo vivere. Allo stesso tempo, inoltre, credo che sia necessario, diciamo, lavorare con costanza. Questo non vuol dire lavorare un'ora al giorno, perché a volte è difficile anche trovare un'ora al giorno, a volte non siamo nemmeno dell'umore giusto per metterci a scrivere, ma cercare di scrivere comunque con un minimo di costanza, quindi magari, non so, una mezz'oretta ogni 2-3 giorni, almeno una volta a settimana, non importa quanto, ovviamente questo dipende dalla vostra vita, da come siete voi, da che cosa preferite fare. Ma non abbandonate il progetto per mesi a se stesso, perché purtroppo mi è già successo, quando ci riapprocciamo adesso ci appare per l'appunto estraneo, non siamo più tanto invogliati, oppure se abbiamo scritto tante pagine magari non ricordiamo i particolari, non abbiamo voglia di tornare indietro e riguardare tutto dall'inizio, rileggere tutto dall'inizio. Insomma, è abbastanza scontato, però è sempre bene ricordarlo.
Infine un ultimo suggerimento che vi do per appunto per ricordare i particolari, perché molto spesso un romanzo si articola con diversi personaggi che vedono le loro vite incrociarsi o ci sono degli avvenimenti particolari, insomma ci sono tanti piccoli dettagli che noi costruiamo nel momento in cui ci mettiamo a scrivere. E con piccoli dettagli intendo proprio piccoli, intendo la disposizione dei mobili in una stanza, intendo l'aspetto fisico delle persone, la voce, insomma tutto quello che l'età, ecco addirittura i nomi dei personaggi, a volte quando sono tanti può succedere appunto di scordarsi un nome. E quindi il mio consiglio è, mentre noi andiamo avanti nello scrivere la nostra storia, appuntarsi le cose principali. Io per esempio ho un quaderno, che adesso qui non vedo, comunque ho un quaderno nel quale scrivo per esempio personaggi, quindi ho una parte dedicata ai personaggi. Ogni volta che ne inserisco uno nuovo metto tutte le informazioni che ho scritto su di lui, l'età, il lavoro, l'aspetto fisico, in modo da non dover stare ore a cercare nelle pagine indietro quei dettagli che mi servono magari in una scena futura. Un'altra cosa che faccio è tenere una linea temporale sempre nel mio quaderno, quindi lì scrivo quando è iniziata la vicenda, che mese era, quando succede un determinato fatto, quale mese è e così via, perché è ovvio, il tempo cambia, il meteo cambia, le temperature, ho bisogno di ricordarmi in quale periodo dell'anno siamo, perlomeno nel mio caso che ho scritto una storia che dura nel tempo, quindi attraversa diversi mesi. E così via, insomma, vi merita sempre appuntarvi tutti questi dettagli perché vi faciliterà enormemente il lavoro. Bene, una volta che uno ha concluso il tutto, secondo me la cosa migliore è mettersi lì e rileggerlo, addirittura consiglierei di stampare il libro perché è molto più semplice da leggere, si rilegge tutto dall'inizio e a quel punto si può dire che il nostro progetto è veramente concluso. Riguardo un piccolo fatto divertente, riguardo appunto i nomi, ecco, anche nel mio libro c'è stato un refuso, nel senso che un personaggio l'ho chiamato una volta Elisa, una volta Elena, proprio perché non avevo scritto il suo nome nel mio quaderno, non avevo tenuto memoria, ecco, dei nomi dati ai vari personaggi. Non so come mai, in alcuni capitoli l'ho chiamato in un modo e in altri capitoli in un altro. Appena i primi lettori hanno cominciato a leggere il libro e si sono accorti dell'errore, ho informato la casa editrice perché modificasse il nome sbagliato e quindi mettesse lo stesso nome ovunque, ecco, insomma. Questo è un piccolo fatto divertente, però che vi fa capire quanto dobbiamo stare attenti a questi piccoli particolari. Bene, io spero che di aver soddisfatto un po' la vostra curiosità, di aver risposto a qualche domanda, a qualche dubbio che avevate sul come si mette insieme un romanzo. Sono una scrittrice da lieto fine, non so voi come vi potreste definire, io sicuramente sono una scrittrice da lieto fine, nel senso che non potrei scrivere niente che non abbia un finale positivo, magari non positivo per tutti, ma comunque positivo, perlomeno per ora è così. Beh, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per essermi stati ad ascoltare e niente, fatemi altre domande se avete qualsiasi tipo di domanda riguardo la scrittura, l'editoria, la pubblicazione. Come sempre vi ricordo che Viaggi tra sogni di carta è acquistabile direttamente sul sito della casa editrice oppure su tutti i siti che vendono libri come Mondadori, Amazon, Feltrinelli e così via. Comunque vi lascio il link qui sotto. Grazie di nuovo e alla prossima. Ciao!